per me percorso la BTE inizia ormai quasi 2 anni. Allora racconto che cosa è successo stanotte, perché che se lo paragono al primo incontro che ho fatto in terapia, dove praticamente sono arrivata strascinandomi da un buco a pezzi. Per me la BTE è stato quindi la capacità di esprimere il mio diritto di impormi, di mettere dei confini giusti senza alzare le mani e quindi di unire questa forza che sorge ad altre forze, perché soprattutto in questi ultimi periodi mi è stato molto chiaro che quella frase che tu dici, non io ma la forza in me, è proprio così. Cioè sono stati momenti in cui ho detto io, cioè se fosse per me io muoio. Per me la BTE è una sorta di dimensione muta forma, che muta a seconda di cosa devi fare, di dove sei. E mi colpisce molto, probabilmente perché appunto io disegno, perché mi sembra proprio, cioè la mente sciamanica mi sembra la stessa cosa della mente creativa, più la mente che poi elabora, no? Paragono nel disegno, al processo creativo, alle tecniche. Quindi è come se tu conosci le tecniche, poi però come arrivi a fare il disegno non è proprio chiarissimo. E là c'è questa dimensione, no, di mistero, che questa storia degli orisha, che come dire, è un po' una lotta, è un po' una cosa a cui ogni tanto mi arrendo, perché è chiaramente evidente che alcune cose funzionano, esistono, e dall'altra invece dico, ma è qualcosa che mi affascina, come se per me gli orisha, faccio fatica a volte a vederli, come a distaccarli da quella dimensione religiosa, pseudo-religiosa, sì, magico-superstiziosa, che io vivo in maniera molto pericolosa, sia per averne subito gli effetti, sia perché la sento molto presente nel mondo.